grazie. Grazie. No, mentre mangio. È chiusa. Cambia pure posto.
Bene, per intanto incominciamo a ringraziare tutti coloro che hanno partecipato. Ed ora, fra le varie autorità che hanno partecipato, chiediamo la parola all'assessore delegato, all'Asia, Claudio. Sì, del comune di Verolengo, scusate. Beh, io vi porto i saluti del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale. Siamo veramente orgogliosi di avere una così grande partecipazione di volontari. A quanto ho sentito dire da responsabili di altri paesi, Verolengo, pur essendo un piccolo paese, ha un numero molto elevato di volontariati, quindi questo non ci può fare che molto piacere. E speriamo di vedervi sempre più numerosi. Vi ringrazio a nome di tutta la popolazione. Grazie. Giorni prima, dare da mangiare. Lo scopo, lo ripeto, di questo padiglione gastronomico dei giorni precedenti alla nostra festa era esclusivamente quello di raccogliere dei fondi, ed ho ringraziato tutta la gente che ha partecipato, perché effettivamente quest'anno, oddio, è presto dirlo, prima dobbiamo fare i conti, però comunque qualcosetta dovrebbe essere rimasta, e quindi ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato, che sono venuti a mangiare, ad assaggiare i nostri agnolotti e il resto, perché hanno contribuito sicuramente alla crescita della nostra associazione. Che dire, queste occasioni sono veramente importanti, perché ripeto, vedere tante croci, tante associazioni, e ogni anno sono sempre di più, o comunque sia, sono sempre più sparse in giro per il Piemonte, quindi questo non è megalomania, però essere riconosciuti, conoscere associazioni di realtà diverse, non solo del nostro vicinato, ci fa enormemente piacere. E noi come gruppo vogliamo proprio portare avanti questa idea di, come dicevo prima, di uguaglianza, di collaborazione, pur lasciando ad ogni realtà, perché è giusto che sia così, io mi sono sempre battuto e sempre mi batterò su questo, perché ogni realtà deve mantenere la sua indipendenza, le sue caratteristiche, non deve essere plagiata da altre realtà. Quindi ci deve essere un coordinamento, sì, ma ognuno di noi deve poter sviluppare tutto il potenziale che ha. Speriamo che questo, le leggi hanno cambiato parecchie cose sul volontariato, e speriamo che questa appunto ci sia l'opportunità proprio per tutti i tipi di associazioni di collaborare in questo senso e di crescere tutti quanti assieme. Alla volontaria del soccorso, nonché la responsabile del gruppo di Rondissone, De Ros Miriam. Miriam, gira. No, fermati un attimino. Ecco, così. Perfetto. Non pubblica. Che te sei? Io odio. Non pubblicate. Alla volontaria del soccorso, Mossino Andronica. Agnepio. Bene, intanto un grosso applauso a questi nuovi volontari che si sono diplomati a pieni voti. E adesso passiamo alla distribuzione di un piccolo ricordo per l'occasione alle associazioni che hanno partecipato. Non abbiamo una lista, quindi venite avanti un'associazione per volta e cominciamo. Croce Bianca di Orbassano. Croce Rossa, delegazione di Lauriano. Pubblica Assistenza di Cigliano. Croce Rossa, delegazione di Montanaro. Signore,
Se avete bisogno, io sono... Vieni preso, metti...